E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Finalmente, dopo purtroppo un'estate poco attivo su YouTube, mi scuso ragazzi, veramente mi scuso, ma purtroppo ci sono state varie complicazioni e quindi non ho avuto tempo per registrare video su YouTube. Comunque ora siamo a settembre e sono ritornato più carico di prima. Come prima cosa, se vi ricordate ancora, la cosa da fare prima di partire è la benzina, perché senza benzina non si va da nessuna parte. Quindi vado a fare benzina e poi vi spiego un poco cosa faremo oggi. Madonna mia, che c'è l'acqua a terra. Cassettini e tutto qua, volevo andare a comprare, mi dimentico sempre. E ci metto lo scotch, non lo faccio. E ne ho cambiati già due. Si rompono facilmente. Poi devo fare attenzione perché a volte mi dimentico di tappare la benzina. E ne vado, parto e lo lascio per te. Non so quando ne ho comprato. Non c'è bella la richiesta, non è da fare. Giovane, e vabbè, capita a chiunque. Ti dimenticassi qualcosa. Eccoci qui ragazzi, oggi provo anche i guantini nuovi, che bello. Ah, ci volevano proprio. In realtà sono gli stessi che avevo, solo che quelli ormai si erano fatti vecchi, si erano bucati e li ho ricomprati nuovi. Mamma mia, come sono duri. A parte che mi ci devo abituare, secondo me si devono un poco ammorbidire. Allora ragazzi, i programmi sono questi. Appena esco dal centro abitato vi faccio sentire un poco la moto, dato che non la sentite da parecchio tempo, e dopodiché ci ritroveremo direttamente a casa di questo mio amico che deve fare delle modifiche al suo Zip. Facciamo riscaldare bene il motore, i freni, le gomme. Ecco a voi un po' di puro sound. Vi è piaciuto ragazzi? Questa strada è tutta così, piena di traffico. Quindi direi di rivederci direttamente quando arrivo a casa del mio amico. Eccoci qui, siamo arrivati al punto di incontro, ma di Blanchi non se ne vede l'ombra. 2 hours later. Ecco adesso trattore. Blanchi, saluta i tuoi fans. E che sai, tu mica tieni i fan. Incominciamo bene. Devo andare piano perché questa strada non l'ho mai fatta. Fammi sentire il sound. Aspetta qua che te la salgo io. Non sei in grado di salire. Ma di là? Sì. E poi dopo i scalini che ci sta? Che abbiamo, siamo arrivati, è il cancello. Avete tu, io mi fa già piano in corso. Ma non ce la fai a salire. Perché non ce la faccio? Ah, paura te, va! Ah. Ah. E mo? Fantini, non posso uscire, se lascio il filo di dietro se ne va. Ma non lo guardo. No, andiamo prima a rete. Se ne va. Se, guarda, guarda, lascio quello di dietro. Ui. No, a mantenere la rete un attimo. Mannaggia. Oh, mantieni. Oh, no, e va. Aspetta. No, sto per tutta la benzina. A mantiene. Ah, per dim. Sì, lo sai perché non ce l'ho fatta? Perché non va a basso giro. Era, se prendevo la rincorsa da giù a tutto ce la facevo. Non è partita la valvola, lui mi è rimasto là. Mi ha fatto perdere o viene benzina che ero fatta. E niente ragazzi, siamo arrivati nella tana di Luciano Blanchi, ve lo presento. Ciao, per ragazzi. La prima volta uscirà in un video su YouTube. E ti lascio la parola, vai. Ragazzi, oggi siamo qui insieme a Manuel che dobbiamo pittare il nostro, cioè il mio grande Zip. Ecco, qua faccio dire lo Zip. Lo so Zip.
Eccolo qua, il rottame. Abbiamo cominciato già a smontare perché dobbiamo pittarlo con la vernice. Verniciarlo, guarda pittarlo. Ah, verniciarlo, giusto, scusatemi ragazzi. Poi vi faccio vedere che guai ha fatto. Guardate che verniciare e pittare, come dici tu. Ragazzi, cioè, ha fatto la prima mano. Poi si è visto perso e mi ha chiamato. Comunque, prima di verniciare, mostraci questi bolidi. E niente, qua abbiamo la mia moto da gara. Che moto è? Che cosa monta? È un 250 4 tempi 2020. Che scarico monta? Monta un HGS mappato. Niente, forcelle VP. Il mono non è di serie, il mono è un mono reparto corsa VP Italia 2019, che è stato aggiornato 2020. E niente, questo è molto semplice. Volete sentire il sound? Va bene. Niente ragazzi, come non lo so, forse voi siete abituati con le moto ancora un po' vecchiotte. Questa qua non c'ha la fitivella, ma c'ha il... Davvero forte. Che cos'è? Il TP Killer? Arriva il tappo! Oh. È freddo ragazzi, è freddo. Cipiellato! Notare quanto fumo sta cacciando. Direi che possa passare al riso. Mezzo. Poi vuoi sentire? L'italiano proprio ha lasciato. Vuoi sentire quella d'allenamento? Va bene. Allora ragazzi, questo è un RMZ del 2017, 4,50. Sempre sistemata nel migliore dei modi. E poi colgo l'occasione per dire anche che è in vendita. Quindi chi vuole vedere il video e vuole comprarsi questo bestio, se lo può comprare. Ragazzi, se siete interessati vi lascio un contatto nella descrizione del video. Contattate Niente, Luciano. Ragazzi, monta sospensioni Ciucci, che è un noto sospensionista italiano. Sono state fatte sia davanti sia da dietro. Mono e sospensioni, però sospensioni di serie. Ora l'accendiamo subito e vi faccio capire un po' la situazione. Vediamo un poco. Due botte, sta accendendo, tre, adesso è decisivo. No. Come l'ho detto? Sembra quasi un pit bike così, senza accelerare. Anche questo è uno andata, spettacolo. È andata. Anche questa l'abbiamo sbiellata. Niente, per chi vuole acquistarla? Basta il contatto del TMR. Oh, vi lascio un contatto duo in descrizione nel video. O su Instagram, ci contattate su Instagram. Ragazzi, vi lascio tutti i contatti. Seguitemi tutti quanti su Instagram. No, non fatelo. No, seguitemi su Instagram. Luciano Blanchi 122. Vabbè, ora vogliamo fare sto zip. Lo lasciamo così stasera, come no, usciamo. No, vedete, andare a suonare, quindi vedi di fare Quindi ragazzi, ora stacco un attimo, iniziamo a preparare le carine e poi dopo ci rivediamo. Se lo faccio adesso, boom. Allora ragazzi, la situazione è questa. C'è stato un cambio di programma, lo faremo blu, arancio e bianco. Il motivo è molto semplice, perché questa vernice è veramente bella. Guardate che colore tra verde e blu, non so se rende dalla fotocamera, però il problema è che sul fondo bianco, tipo qua, non ci prende, e quindi abbiamo cambiato progetto. E in tutto ciò, per smontare questa carina, Luciano ha spezzato lo specchietto, però che peccato che non stavo registrando. Aspetta, ma lo faccio vedere subito. Devi fare il replay. Facci vedere che cosa vuoi fare. Vabbè, mentre comunque. Mentre andavo a svitare il cosiddetto specchietto. Non a svitare, a spaccare, perché praticamente ci vuole la chiave inglese, però lui. Vabbè, comunque io con molta violenza. E si è spezzato. E questo già è il terzo che ha spezzato in questo modo. Secondo me questo blu è veramente bello.
Ragazzi, cosa ne pensate? Fateci sapere sotto nei commenti. Una bomboletta riciclata, stavo là sotto. Per fortuna, se no abbiamo smadotto il mezzo, l'abbiamo grattato e non avevamo le bombole. Basta là, che se no cola, ci passi dopo. Abbiamo tre passate. Dillo, fai. Abbiamo pittato, dillo, dillo, no, pittato, abbiamo verniciato. Abbiamo incominciato a verniciare la prima parte dello scudo. Ora stiamo staccando, diciamo, perché lo facciamo bicolor. Allora, avevamo pensato prima di farlo blu e arancione. E arancio flu. Abbiamo poco arancio flu, quindi lo facciamo giallo. Fai vedere. Ah. Fai vedere. Ah, beh, in poche parole lo facciamo giallo e blu. Però secondo me viene bello. Fatelo sapere. Anche secondo me. Fatelo sapere sempre sotto i commenti. Ma quando cosa hanno scritto in coppa? Hanno scritto poco. Si ricordano? Certo. Vale. Allora, voleva lo scotch che è sempre gradevole il suo, no? Che fa? Che stai combinando? Che? Stavo facendo le frecce gialle. Le frecce gialle spaccano. Spaccano. Cioè uno è spaccato. Che sta succedendo? Guarda, guarda. Puliscile bene, no. Non le pulite bene. Ragazzi, è un genio. Ha fatto di nuovo lo stesso guai. Vernicia senza pulire con lo spirito. Perché? Quando si asciuga, grattiamo un po' che poi ci rifacciamo. Sì, dici tu. Anche se il giallo è poco, speriamo di farcela. Speriamo di farcela. Ragazzi, è proprio un genio questo ragazzo. È mondiale, insomma. Ma no, questo è lo stesso colore del mezzo di Daniele Casola. No, no, è azzurro. Sì, fra, solo che a lui è più opaco, questo è più lucido. No, allora quello là di Daniele Casola, che lo salutiamo. Salve. Ciao Daniele. Ciao. No, allora quello là del Vergine. Ti guardo a te, sono brutto. No, no, guarda per te. Allora quello là, un po' più celeste, capite? Poi celeste Napoli quello. Invece a me è blu. A te che cosa? Ragazzi, io dico che è celeste. Comunque. Io dico che è blu. Fatelo sapere nei commenti. No, no, metti un sondaggio, metto sopra. Mettete per me sondaggio. È celeste. Per me è blu. E per lui è blu. Ragazzi, ora venite insieme a me. Andiamo subito a vedere il motorino che ci leva tutta la roba. Allora, ora ci giriamo. Ragazzi, ci sta. Andiamo a fare questo qua, giallo sotto, viene bello secondo me. Giallo. Il parafango rimane nero. Ci vediamo dopo, ragazzi. Allora, ora tu parli tu, trai le conclusioni del zip come è venuto e poi... No, tu devi parlare. No, dice, ragazzi... Ah, poi, improvvisiamo, è meglio. Bene, ragazzi, siamo ritornati nella tana di Luciano con lo zip portato a termine. Eccolo, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Allora, è stata un po' una cosa improvvisata. Non mi metto troppo da vicino perché non sennò... troppo, tantissimo. Perché sennò viene troppo full HD, si vede tutte le imperfezioni. Comunque abbiamo optato per questo blu e giallo. E questo è il risultato. Fatecelo sapere nei commenti se vi piace come è venuto. Ragazzi, con due bambolette che stavano sotto al banco, che abbiamo recuperato. Abbiamo improvvisato e... Quindi ora ci manca solo l'adesivo forte però. Sì. Il tuo basta poi. Raga, me lo so dimenticato, ce la porto stasera. Saluto. E poi. Ragazzi, al prossimo video. Ricorda che devono mettere like e condividere, ragazzi, il video se vi è piaciuto. Ragazzi, vi invito a seguire la pagina di Manuel. Manuel TML. Il canale. Di iscriversi. YouTube. Iscriversi. Ah, un'altra cosa. Se volete seguirmi, sempre. Per sapere le news di quando corro. Vi lascio il link in descrizione. In descrizione. Di Luciano. Ragazzi, niente. Il prossimo video, ragazzi, è una piccola checca. Però dobbiamo superare massimo. Quanti like dobbiamo superare per 100, il prossimo video? 100. 100 like, ragazzi. E facciamo il video di come si fa un'alimentazione per fare motocross. Di come stare su una moto, le protezioni per servono. C'è tutto l'occorrente per iniziare una base di motocross. Quindi, ragazzi. 100 like. Ragazzi, al prossimo ed uscirà il video. Saluta. Ciao ragazzi. Ciao.